Il 16 gennaio 1897, 124 anni fa, moriva il beato Giuseppe Tovini. Per commemorarne la morte, lunedì 18 gennaio, Monsignor Francesco Beschi, vescovo di Bergamo, ha presieduto la Santa Messa nella chiesa di Sant'Alessandro. Veneriamo il beato, preghiamo Dio alla luce della sua testimonianza e ne facciamo memoria generativa. Durante l'omelia, Monsignor Beschi ha ripreso le parole di Giorgio Montini in occasione della traslazione delle spoglie mortali del Beato Camuno nella chiesa di San Luca. La ragione di vita, di impegno, di speranza di Giuseppe Tovini non è una causa, una grande causa, un grande ideale, un insieme di valori, ma prima di tutto la ragione della sua vita è una persona. Spesso ci soffermiamo sulla necessità di otri nuovi, consapevoli del cambiamento che investe inevitabilmente le strutture e le forme più consolidate, sia civili che politiche che ecclesiali. L'incisività operosa di Tovini e insieme di il movimento cattolico del suo tempo, che pure assumeva forme e formule diverse, addirittura a volte in conflitto tra loro, si nutriva essenzialmente ad un comune patrimonio spirituale, capace di generare energia morale, intelligenza nella realtà, coraggio nella decisione e nella operosità. Dirà di lui Giorgio Montini in occasione della traslazione delle sue spoglie mortali nella chiesa di San Luca: uomo attratto dalla passione delle cose ardue, aveva la forza di concepirle, la fede per conquistarle e aveva l'eroismo di sacrificarsi perché altri in futuro non suo le conquistasse e le possedesse.